È stato da pochi minuti la gara tra i New Romero United e i Jasai. È 0-0 chiaramente il parziale. Pitaro, possesso di palla, danza sul pallone, termina però fuori. Ma si sta sorprendendo. Tiro cross di... E il tiro, attenzione! Mamma mia! Che bel gol da parte di Granata. Sorrentino, un commento tecno-tattico di questo gol. È davvero una staffilata di altri tempi. Palo palo, davvero poco da dire, la messa molto bene, interno collo. Imparabile. Puca poco ha potuto. Imparabile anche per Puca che si sta ben distinguendo in questo campionato. Occhio a Pitaro che c'è la martonella con la posizione. Oramai. Mi ricorda qualcuno? Mi ricorda qualcuno? Ah, ma ricordo proprio la giornata di ieri, ti dirò. Attenzione. Addormenta un po' sul pallone Granata, la palla che viene buttata lontana. Aspetta, fa un attimo il commento tecnico. Andiamo, ultime battute, oggi un commento lampo. Giovanni, a cosa punteranno quest'anno i New Romero? Sicuramente una squadra che può nascondere delle insidie, in quanto si conoscono tutti molto bene, ci sono pochi nuovi innesti in questo sestetto titolare. Secondo me non faranno programmi. C'è Pitaro, rimpallato. Non faranno programmi, che è una squadra molto umile, ma... Oh, Tammaro! Buccione di Maida. Buccionissimo di Maida, però è giusto il pareggio. Ai. Allora, l'unico show che si è vinto. Ai. Che buccia, Maida! Ai. Come dicevo... Due minuti, già due gol, incredibile. Gara della over 3 e mezzo. Subito accesa. Come dicevo, una squadra molto umile, ma non si pongono obiettivi, quindi andranno più avanti possibile. Siamo solo il tiro di Cirro e poi interrompiamo il collegamento. La palla Ciro, deviata, angolo. Ciro ne ha perso 2 su 2. Ciro non è solo. Non me ne voglia. Possono essere insidiosi. Massimo Cirro, il migliore in campo. Intervista live con Granata alle sue spalle. Granata, vieni qua. Abbiamo ripreso un gol davvero incredibile. Sei stato premiato secondo te. Solo per quello o per la tua prestazione? No, abbiamo giocato bene. Tutto mazzo. Io e Cirro abbiamo giocato bene, anche se il passo di manco. A parte il passo di manco che non è servito a un caso. Senti, abbiamo visto però una buccia clamorosa da parte di Maida. Come mai quest'oggi si è esibito a così bassi livelli? Che scarsi, non dai, come Cocca che sta partita la palla, però non l'ha vista proprio. Siamo onesti. Se ci fosse stato Cocca però l'avrebbe parato. Cocca avrebbe sicuramente parato. Senti, un'altra parola invece per il bomber Cirro che sta puntando alla classifica dei cannonieri. Noi lo daremo una mano a fare assist. Va bene. Ma non passa uno quando non si sforza.